nel 431 i padri del Concilio di Efeso attribuiscono solennemente alla Vergine Maria il titolo di Madre di Dio. All'indomani del dogma della Divina Maternità si moltiplicano i santuari dedicati al culto mariano e sul più alto dei colli romani, l'Esquilino, nasce intorno al 435 la Basilica di Santa Maria Maggiore, il tempio più antico in Occidente dedicato alla Madre di Gesù. Modificata più volte nel corso dei secoli fino a raggiungere l'aspetto attuale, la basilica ha sempre mantenuto al suo interno l'originaria struttura paleocristiana, tre navate scandite da due file di 30 colonne. Lungo le pareti della navata centrale, sotto un ciclo di affreschi del 1500, sfilano come anelli di una catena 42 mosaici, raffigurano i momenti più significativi dell'Antico Testamento, da Abramo a Giosuè. Per via di una tradizione risalente all'agosto del 352, la basilica di Santa Maria Maggiore è nota anche come Santa Maria della Neve. Un evento eccezionale lega il nome di Papa Liberio alla prima pietra della Chiesa primitiva, come ci racconta Monsignor Renato Volante, canonico della Basilica. La pia tradizione, che è ultramillenaria, racconta di un sogno avvenuto in contemporanea sia a Papa Liberio, che fu Papa alla metà del 300 dopo la nascita di Gesù, e ad una famiglia, lui si chiamava Giovanni, di ricchi romani di quel tempo, i quali sognarono la medesima cosa, di erigere un santuario, un tempio, una chiesa alla Madonna, e avvenne in maniera miracolosa una nevicata il 5 di agosto, e su quella nevicata il Papa disegnò le fondamenta della basilica, che poi fu eretta, regalata da quella ricca famiglia di Romani. Attraverso i secoli sono numerose le impronte impresse nella basilica dai maestri della pittura e della scultura, come il ciborio a forma di tempio che sovrasta l'altare della cappella voluta da Sisto V, un capolavoro di oreficeria progettato da Giovan Battista Ricci, realizzato intorno alla fine del XVI secolo. Qui Sant'Ignazio di Loyola ha celebrato la sua prima messa a Roma, la notte di Natale del 1538. A fronteggiare la Sistina, sulla navata opposta, è la Cappella Paolina, il cui altare custodisce un'antica e preziosa icona mariana. L'icona del Salus Populi Romani è il centro della basilica e il fine per cui la basilica è stata costruita. Anche qui la pia tradizione la attribuisce, come molte altre icone della Madre di Dio nel mondo, alla mano di San Luca, medico e anche pittore. Fu custodita per molti secoli nel presbiterio dell'altare maggiore, fino a quando il Papa Paolo V costruì la cappella nelle quali sono sepolti lui stesso e i discendenti della sua famiglia, per conservare in essa, sull'altare maggiore della medesima, l'icona di San Luca, l'icona della Salus Populi Romani, che veniva portata in processione tutte le volte che c'era un pericolo per la città di Roma e che è patrona della città di Roma certamente da 400-500 anni. Del 1200 è il presepio di Arnolfo di Cambio, anticamente collocato nella Cappella Sistina della Basilica, oggi esposto nella sala del Museo Sotterraneo di Santa Maria Maggiore, un'opera commissionata da Niccolò IV per affiancare la reliquia della mangiatoia dove fu deposto Gesù appena nato, pochi frammenti oggi conservati sotto l'altare maggiore. Queste assicelle furono portate a Roma e 250-300 anni fa è stata dal Valadier costruita questa teca d'argento regalata da una famiglia spagnola. Gli spagnoli sono molto legati alla basilica. Nel 1800, per volontà del Papa Beato Pio IX, sotto l'altare maggiore fu costruita una piccola cripta dove adesso vengono custodite queste assicelle.